Le fonti HRTV Week, il nostro main event, come già ampiamente annunciato, ma ormai come già conosciuto per chi segue le fonti TV, le nostre settimane monotematiche dedicate a argomenti specifici, naturalmente legati alla più stretta attualità, che poi hanno il main event il giovedì pomeriggio per fare un po' il punto rispetto anche a tutte le sollecitazioni che nel corso della settimana, nel corso delle tavole rotonde sono arrivate e che continueranno ad arrivare. Sul nostro sito lefonti.tv, che vedete già inquadrato, c'è la sezione dedicata proprio a tutte le nostre settimane monotematiche. Questa è la terza edizione della nostra Le Fonti HR TV Week ed è chiaramente comprensibile come il tema HR nel periodo storico che stiamo vivendo sia assolutamente centrale. Si parla di un nuovo modo di lavorare, come recita anche la nostra grafica, The New Way of Working, con le competenze in primo piano, ma soprattutto con una riflessione sempre più netta, sempre più evidente di come rimodulare il nostro lavoro, cosa che abbiamo già cominciato a fare. Abbiamo messo in evidenza anche proprio sulla pagina del sito come l'emergenza Covid e il periodo di lockdown, perché è questo che poi ha portato a dover riorganizzare il lavoro da parte delle aziende, hanno portato a conseguenze a breve, medio e lungo termine. Quindi quelle che abbiamo già considerato visto hanno fatto sì che tutti noi in qualche modo, volenti o nolenti, potessimo ripartire in sicurezza, ripensando a una nuova organizzazione interna proprio aziendale che fosse in grado però di rispondere anche a delle esigenze di mercato che sono mutate. Quindi doppio cambiamento, per questo la velocità è stata evidente e quindi anche attraverso una rimodulazione delle mansioni proprio di ruoli specifici all'interno delle aziende il lavoro è cambiato. Quindi vogliamo capire come è cambiato, ma soprattutto come possiamo far fruttare anche delle situazioni che ci sono cascate addosso. Ecco, questa è un po' la premessa generale da cui mi sento di partire per questa grossa tavola rotonda. Io invito anche i nostri telespettatori a intervenire. A me piace, se avete voglia o volete portare delle esperienze personali, perché attraverso degli esempi concreti si riesce sempre ad arrivare più diretti alle questioni, o se volete invece semplicemente porre domande ai miei ospiti, che vado subito a salutare. Saluto Fabio Comba, direttore delle risorse umane di KPMG Italy. Ben trovato, grazie per essere qui con noi oggi. Adesso lo Grazie a sento. voi, Eccolo qui, lo grazie a voi. sentiamo. Grazie Fabio, ben trovato. Enrico Martinez, direttore sviluppo e innovazione sociale di Hewlett Packard Enterprise. Ben trovato anche a lei o te. Ci possiamo dare tutti del tu se volete in questa tavola rotonda. Ben Lei l'abbiamo trovato. già fatto in passato, quindi d'accordo, buon Esatto. pomeriggio a te e a tutti gli Esatto, spettatori. Enrico, piacere di ritrovarti e ritrovo anche con piacere Manuel Minati, amministratore unico di Rebis. Manuel, benvenuto, grazie per essere qui. Grazie a te, benvenuta anche a te a casa Rebis, come si dice. Ah, esattamente, assolutamente. Oggi siamo, ecco, bravissimo Manuel, mi date già un bello spunto. Vedete come si inizia subito come dire, ad essere in accordo. È bello, siamo tutti nella stessa casa, no? Proprio perché siamo tutti nella stessa situazione. Questo è un ottimo punto di partenza. Ci raggiungerà anche un quarto ospite che introdurrò appena si collegherà con noi. Io partirei proprio con una domanda, diciamo basica, che rivolgerei a tutti e tre. Partiamo da Fabio Comba, visto che è il primo che ho introdotto. Parlavo proprio della situazione, no? Che stiamo vivendo, quindi di una situazione lavorativa che ci ha portato a dover ripensare dei modelli organizzativi che magari fino all'altro ieri andavano bene e invece proprio in uno schiocco di dita non sono più andate bene. Io partirei proprio dalle competenze, se siete d'accordo anche voi. Chiedendomi quali sono le competenze su cui puntare proprio per dare il via a questo nuovo modo di lavorare. E naturalmente la domanda nella domanda è qual è il nuovo modo di lavorare, a seconda delle vostre esperienze. Fabio, partiamo da te. Allora, parto dalla fine, il nuovo modo di lavorare, boh, chi lo scoprirà farà i soldi probabilmente. Allora, vi racconto un modellino di riferimento organizzativo che io ho, che è questo, la performance sia, diciamo, di natura sportiva sia di natura professionale si scinde in due grossi contenitori. Il primo si chiama skill set, cioè le competenze che hai sostanzialmente, il secondo è grit, la grinta, la motivazione. I due termini sono in moltiplicazione, cioè, e non sono in addizione, ovvero se tu hai poche competenze, cioè tipo hai zero competenze e molta grinta, il risultato è zero.
se tu hai molta grinta e poche competenze, il risultato è comunque zero. Quindi deve avere un equilibrio tra competenze e grinta. Nelle competenze, visto che parliamo a tizi che sostanzialmente valgono nel mitico mondo HR, allora la notizia, abbiamo una notizia positiva e una negativa. Vi do prima quella negativa. Sì. La divisione in due delle competenze, cioè tecniche da una parte e meta dall'altra. Perché questa divisione? Allora, l'altro giorno pensavo a quanti anni ci separano, pochi, dal 2005. Per chi faceva HR in quell'epoca lì, era l'epoca del talent management. Chi era molto bravo in HR faceva talent management. Nel 2010, chi era molto bravo in HR, credo facesse cost cutting, proprio competenza tecnica insuperabile di quel periodo lì. 5 anni fa hanno iniziato a essere molto cool i profili HR che facevano big data. Non so se vi ricordate, sì, big data. Sì, sì, okay. Come no. Oggi, probabilmente, e torniamo al tuo spunto, è un HR super mega top, uno che si occupa di hybrid work. Che vuol dire questo? Vuol dire che le competenze tecniche continueranno a mutare e io suggerirei di investire sì il giusto sulle competenze tecniche, ma molto di più sulle metacompetenze, ovvero due: una è l'agilità e l'altro il networking. Agilità, lo dico in due parole, e mutando le competenze tecniche, mutando il contesto di riferimento, o ti adatti e impari a disimparare e impari a imparare, o sei fritto, qualunque vero mestiere tu stia facendo. Il secondo, io faccio tanto sport, tra le robe endurance, e c'è una cosa semplice che si dice: se vuoi fare 100 metri vai da solo, corrili da solo; se vuoi fare una maratona, corrili con tante persone che ti danno una mano. Allora, quella roba lì si chiama networking. All'aumentare della complessità, da solo non ce la puoi minimamente fare, quindi o hai un network di riferimento con cui sei stato super generoso, che ti può dare supporto, ti può dare strumenti e metodi, o veramente non parti neanche in gara a fare la tua performance. Quindi, se tu mi chiedi competenze, ti dico tecniche, sì, te ne posso citare un po', però se ho 100 euro da investire, li investirei tanto su agility, e devi sapere come è fatto il cervello per farlo lavorare per te, quindi è proprio un verticalone, e dall'altra parte networking, che è un po' quello che stiamo facendo oggi, direi anche. Assolutamente, anzi, guarda. Così te la alzo. No, ma infatti tantissimo, oltretutto sembra che ci siamo messi d'accordo, ma è un po' la finalità anche che le settimane monotematiche sulle fonti TV e soprattutto queste tavole rotonde di gruppo hanno, no? Quindi assolutamente, ripeto, hai fatto da ambasciatore alle fonti TV senza volerlo, e questo già mi fa ben sperare nell'ottima riuscita di questi nostri incontri. No, posso dire, volendolo. Sì. Cioè, io rispondo positivamente alle sollecitazioni delle fonti, perché sono convinto del give back. Cioè, o lo facciamo noi o chi cavolo lo fa. Certo, assolutamente. Anche perché se cambia, visto che stiamo parlando proprio del cambiamento rispetto al modo di lavorare, chi deve dar per prima l'input, no? È così, il messaggio deve essere veicolato, e quindi insomma noi che abbiamo la possibilità di farlo lo facciamo sempre molto volentieri. Allora io intanto saluto, permettetemi, poi continuiamo con Enrico Martinez, anche Gianfranco Chimirri che si è aggiunto a questa nostra tavola rotonda. Eccolo qui, Global Human Resources Director di Unilever Food Solutions. Eccolo qui. Grazie, buon pomeriggio. Allora Enrico Martinez, da te peraltro un'altra cosa che mi piace è cercare di mettere anche nero su bianco le parole chiave che caratterizzano ogni incontro. Sinergia, io l'avevo già scritto, appunto networking, possiamo tradurlo in entrambi i modi. Agilità, l'ha detto Fabio, io avevo scritto flessibilità, che sono tutti insomma temi riconducibili poi all'organizzazione del lavoro. Allora Enrico, non so se vuoi partire da qualche parola esatta, oppure se da qualche concetto che abbiamo appena sentito anche da Fabio, prego. Guarda, mi riaggancio a quello che diceva Fabio di questo mondo in costante cambiamento, per darla io una parola chiave. Io non voglio più sentire parlare di new normal, ma mi verrebbe più che altro da citare il never normal, perché qui
Il Bello. cambiamento costante di ordine tecnologico, di ordine sociale, ci sta portando a una ristrutturazione totale di quello che è l'impianto del lavoro, soprattutto ovviamente del lavoro di carattere creativo, del lavoro intellettuale. Ed è chiaro che in questa direzione il lavoro ibrido, quindi non più svolto esclusivamente all'interno degli uffici, diventerà culturalmente il modo in cui tutta l'industria si orienterà. In Hewlett Packard Enterprise lo stiamo già facendo, non siamo gli unici. Sono tantissimi che stanno ristrutturando, ripensando il mondo del lavoro in questa direzione. Ci sono dei benefici, ovviamente, in termini, ma fatemi dire, di inquinamento, di traffico, di parcheggio, di servizi, di costi ridotti. Ci sono dei fattori invece meno benefici che sono quelli relativi alle relazioni, perché necessariamente il distanziamento sociale porta ad avere una modalità diversa di interagire uno con gli altri, e questo ci porta a queste competenze che devono essere maturate. Competenze che devono sicuramente essere sviluppate nell'ordine di una trasformazione della managerialità, una trasformazione della leadership che sia più focalizzata sugli elementi dell'empatia, delle emozioni, dell'utilizzo di quelle caratteristiche tipicamente umane che servono poi per rinsaldare i rapporti. E questo non perché bisogna diventare amici, tra virgolette, ma perché l'interazione sociale mediata attraverso uno schermo e disintermediata dalla vicinanza fisica deve in qualche modo riscoprire, ritrovare degli elementi di comunione che permettono alle persone di poter lavorare insieme. C'è una bella parola che si utilizza, che è quella della transilienza, cioè della capacità di avere molteplici e differenti competenze, skills, che non lavorino singolarmente, ma in sinergia per riuscire in qualche modo a completare quello che è un task, quello che è un obiettivo. Ecco, io credo che il riscoprire i modelli di leadership che vadano in questa direzione transiliente, dell'empatia unita alle competenze tecniche sia poi la chiave vincente sulla quale bisogna puntare. Ecco, c'è di buono una cosa, permettetemi una battuta, che il vocabolario della lingua italiana sarà arricchito indubbiamente di nuovi termini dopo questo periodo, visto che parlavamo anche di cambiamenti. Allora, Manuel Minati, arrivo da te perché ti do un assist, sempre a partire dalla stessa domanda, chiaramente, che è quella introduttiva. Io credo, se insomma, un po' sono entrata nel mood anche delle vostre riflessioni passate, ma anche delle vostre mission singole, in base alle vostre esperienze, che le parole a te più care sono proprio sinergia, rete, networking, no? L'importanza di partire da qui. Sto sbagliando? No, hai centrato esattamente il tema come l'hanno centrato i miei due colleghi che hanno parlato prima di me. Credo che nella nostra esperienza, e io parlo da società che sta cercando negli ultimi 15 anni di affiancare le aziende e i lavoratori nei percorsi di sviluppo delle competenze. Qualunque competenza venga richiesta in quel periodo specifico, e quindi parliamo delle competenze tecniche che citava prima Fabio, ma poi chiaramente di tutte quelle che sono invece le competenze che restano valide e evolvono con il passare degli anni. La leadership, ad esempio, che invece citava Enrico, è sicuramente una competenza che io mi sono sentito richiedere e mi sono sentito in qualche modo di sviluppare da quando ho iniziato la mia esperienza professionale. Ma quello che era il leader 15 anni fa, oggi è tutt'altro. Le caratteristiche che vengono richieste ad un leader oggi sono diverse da quelle che venivano richieste appunto 15 anni fa. Il tema della sinergia è la chiave, o meglio, la capacità di portare un valore aggiunto ognuno in base al proprio ruolo aziendale, che non è necessariamente strettamente legato al mondo HR o al mondo della formazione. Credo proprio che la sinergia sia anche cogliere da tutte le altre funzioni aziendali quelli che sono gli stimoli e gli obiettivi, in modo che siano condivisi quelli che sono poi gli step con cui si vuole arrivare ad uno sviluppo.
Il tema che oggi sicuramente sta prendendo piede dal punto di vista della competenza è quello di sapersi relazionare in modalità che potremmo chiamare digital, cioè sì. Superata la fase, chiamiamola, del lockdown più o meno light, ci troveremo comunque a convivere in una situazione in cui non avremo più quello che era prima del Covid e non avremo più quello che è durante il Covid. Ci sarà un'evoluzione naturale da cui speriamo di aver imparato qualcosa in termini di valorizzazione anche degli strumenti digitali messi al servizio dell'esperienza fisica, e quindi la connessione tra i due oggi si riassume nella parola digital. Quindi tutto quello che vuol dire creare connessione tra il nostro essere ormai persone che si relazionano attraverso strumenti tecnologici più o meno evoluti e la necessità di mantenere però anche quella componente di relazione umana che è la base che ci distingue da tante altre specie di esseri viventi che sono presenti. Certo, certo. Allora, digital, poi ci torniamo, Manuel, su questa parola, sì, perché chiaramente bisognerà capire anche i nuovi approcci, cioè in questo caso anche non solo linguistici, ma che poi portano a considerazioni effettive proprio nel business, che cosa presuppongono, cioè immagino, però non dirmelo adesso, ci arriviamo dopo, che concentri il tema della formazione, no? Perché poi tutti noi dobbiamo rincorrere e stare al passo con i tempi, però ovviamente con un bagaglio che deve cambiare e modificarsi. Allora, vado da Gianfranco Chimirri, così almeno chiudiamo il primo giro di domande, sempre per avere anche la sua opinione rispetto a questo nuovo modo di lavorare, quindi quali azioni bisogna mettere in campo proprio per fornire queste nuove competenze di cui già si parlava? No, il tema delle nuove competenze è un tema che era prioritario prima del Covid, adesso secondo me è diventato urgente, perché comunque l'accelerazione della digitalizzazione sta portando alla creazione di un paradosso enorme per le organizzazioni e per le persone. Vi condivido solo un dato che abbiamo visto ieri con colleghi del World Economic Forum, che dicono che tra 3 anni il 52% dei task di tipo cognitivo, standardizzato, rutinario, transazionali, saranno performati da tecnologie alimentate da machine learning e artificial intelligence. Ora, se fate due conti anche di quante sono le persone che nel mondo del lavoro svolgono questo tipo di attività cognitive, vi rendete conto qual è la potenzialità della disruption dietro questa digitalizzazione. Dall'altra parte c'è tutto un tema di numerosi ruoli, numerose competenze che stanno emergendo rispetto ai quali non c'è offerta. Quindi siamo di fronte sostanzialmente a un paradosso. Da un lato c'è un potenziale disruption dal punto di vista sociale enorme, poi dipende dai vari settori, dalle varie industrie, ma prima o poi con un phasing abbastanza chiaro tutti verranno impattati. Dall'altra parte c'è una perdita potenziale di competitività da parte delle aziende, perché non hanno le competenze che oggi il mercato richiede. Quindi la vera sfida, secondo me, per le organizzazioni, ma in teoria per tutto il sistema, è quello di capire come fare questo grande shift di capabilities da quelle che sono le attuali tipiche competenze delle persone, che stanno per diventare, sono a rischio di obsolescenza, verso quelle che sono ad alta richiesta sul mercato. Quindi questo è un tema, secondo me, prioritario, non solo da un punto di vista di agenda di people, ma è una priorità ormai per molte organizzazioni nell'agenda di business, perché chiaramente qui c'è un tema non solo di impatto sociale, ma anche di competitività all'interno del mercato. E quindi la vera sfida è come lavorare sull'employability, quindi come guidare questa grande trasformazione di competenze, e di farlo in tempi più rapidi possibile su una scala che è una scala enorme. Quindi su questo che secondo me si gioca il futuro. Come dicevo qualche collega prima, quali sono le competenze sulle quali lavorare? È semplice identificarle, si tratta di andare verso competenze digitali, ma non diventare tutti business scientist, ma semplicemente far capire alle persone come massimizzare l'utilizzo dei tool digitali. E poi c'è tutto il tema delle human skills, perché è lì che in un futuro, nel futuro delle organizzazioni, quando gran parte delle attività saranno
performate da machine learning, artificial intelligence, già nella nostra ne abbiamo tantissime. La vera garanzia che noi commerciali, secondo me, che abbiamo una grande responsabilità di preservare le nostre persone e garantirgli di essere equipaggiate con le capabilities che fanno sì che la persona possa creare valore lì dove la macchina non può arrivare. Quindi lì entra in gioco tutto il tema di competenze alle quali si faceva riferimento prima, che sono competenze fortunatamente tipicamente umane che ancora la tecnologia non riesce a clonare. Quindi questa è la grande sfida, purtroppo non, secondo me non ancora a nessuno, soprattutto dal punto di vista di sistema e di ecosistema del lavoro, ma è un tema sul quale le organizzazioni devono cominciare rapidamente a lavorare. Non è un tema generazionale, ma un tema che impatta tutti, anche il 58enne o il 61enne di oggi deve trasformarsi, perché se ha ancora 6 anni di lavoro non può permettersi di mettersi in attesa di un pensionamento o prepensionamento, ma deve trasformare la propria professionalità per essere ancora occupabile nel mondo del lavoro, altrimenti rischia di essere espulso. No, assolutamente. Infatti, allora, visto che io volevo solo chiedere una specifica ancora a Enrico Martinez, che già diceva prima, tu prima parlavi di diverse questioni, cioè di empatia, di lavorare sulle emozioni, ovviamente deve cambiare la leadership, no? Lo abbiamo detto un po' tutti. E com'è possibile però declinare tutte queste cose? Cioè, anche con, mi viene in mente, questo è uno spunto ulteriore che metto sul tavolo mentre parlavate, anche in un tempo relativamente veloce, cioè, insomma, forse che non è neanche relativamente veloce, cioè lo è veramente, no Enrico? È un tempo cortissimo quello che abbiamo davanti e credo che dobbiamo adoperarci in due direzioni. La prima è quella di lavorare non più su specifiche competenze che danno immediatamente un'opportunità di essere messe in pratica. Se ho bisogno di una specifica tecnica, faccio un corso, 5 giorni dopo, più o meno, sono in grado di andare a svolgere quel compito. E questo non va più bene, o quantomeno va bene, ma deve essere affiancato da una serie di competenze che noi definiamo competenze staminali, cioè quelle competenze che hanno la capacità poi di essere declinate via via che serve e nel momento opportuno nel poter fare, poter apprendere e poter sviluppare specifiche altre competenze. Quali sono queste competenze staminali? Beh, pensate alla creatività, l'intelligenza emotiva, la dialogica filosofica, il pensiero laterale. Quella caratteristica di umanizzazione di questo mondo digitale al quale anche gli altri colleghi si sono riferiti e che ci permettono di avere un bagaglio che ci rende forti ad affrontare e con le sfide che il never normal ci porterà e non sappiamo quali saranno. Certo. E questo è il primo punto. Il secondo punto invece riguarda molto più tatticamente ebbene la capacità di confrontarsi con gli altri disintermediati da uno schermo, che è una cosa che capita dappertutto e ci capiterà sempre più spesso perché è diventato strutturale. E allora forse dovremmo pensare di abbandonare in parte quello che abbiamo imparato negli anni, e cioè essere attori e protagonisti. Quanti corsi sono stati fatti, abbiamo fatto fare alle nostre persone sulla dizione, sul paraverbale, sul riempire gli spazi? Ecco, tutto questo non serve più ora che siamo dall'altra parte della webcam, e forse più che pensare a essere attori dobbiamo pensare a come diventare registi di un palinsesto di contenuti che dobbiamo trasferire agli altri con delle modalità di linguaggio, dei codici di trasmissione dei pensieri che sono diversi e che vanno, ecco, messi a bagaglio per poter essere incisivi in questo nuovo modo di rappresentarsi. Ecco Manuel, dicevo prima della formazione, ha ancora un cenno su questo, poi andiamo oltre, perché un'altra cosa interessante che già è emersa, però sulla quale volevo soffermarmi, è arrivata dalle parole di Gianfranco Chimirri, che parlava insomma anche della relazione che c'è tra gli aspetti più umani, cioè dell'umano e poi la tecnologia, no? Quindi insomma il lavoro umano e il lavoro che viene svolto dalla tecnologia. Ci arriviamo tra poco, però la formazione, Manuel, insomma ci saranno molti impatti sul settore della formazione, anche lì credo che ci sarà bisogno di una velocità molto più elevata rispetto a quella che abbiamo avuto fino adesso. Allora, se devo dirti la mia impressione è che in realtà la formazione sia stata
una delle attività che per prima ha reagito all'inizio della fase pandemica, per quanto ci riguarda. E ti spiego anche perché. Quello che io ho visto è che molte aziende che, superati i primi giorni di comprensibile blocco e sbigottimento, hanno di fatto attivato, seppur in modalità virtuale, sotto forma di webinar, sotto forma di aule virtuali, sotto forme varie, una sorta di collegamento con i propri collaboratori, anche sotto forma di interventi formativi. Questi interventi formativi avevano quasi più un obiettivo di welfare, di accompagnamento, di supporto ad una fase psicologica difficilissima che le persone si sono trovate a vivere, tutti noi ci siamo trovati a vivere, ognuno nel proprio ambiente, sì. Oltre a cominciare a abituarci ad utilizzare lo strumento virtuale anche per acquisire delle competenze. Acquisire delle competenze che poi sono quelle che venivano citate da Enrico, da Gianfranco, piuttosto che da Fabio. Cioè tutte quelle competenze umane che vengono oggi mediate da una tecnologia. Quindi qual è però oggi invece lo scenario? Lo scenario è quello di un sistema che per quanto riguarda il tema della formazione è cambiato e non sarà più come prima, obiettivamente, così come molti altri settori della vita di tutti i giorni. E la sfida sarà quella di riuscire a sintetizzare quelli che sono comunque ancora i momenti che potremo vivere in presenza, e sto parlando di formazione, ai momenti che invece dovremo vivere necessariamente in modalità virtuale, non perché saremo costretti da un virus a restare in casa, ma perché i processi organizzativi prevederanno che una parte dei nostri staff siano costantemente in attività smart o su turni tali da rendere praticamente quasi ingestibile un'attività così come veniva gestita prima di formazione d'aula classica. Però non vuol dire che è morta l'attività di formazione tradizionale, vuol dire che deve diventare realmente sinergica con quella invece digitale. Prima si parlava di formazione blended, oggi torno a ripeterti quella parolina che è un po' di moda, oggi si parla di digital, proprio per comunicare un cambiamento, quindi non più due binari che seguono strade parallele, ma una vera e propria sintesi in cui l'uno trae vantaggio dall'altra. Ecco, bene, fare sinergia quindi, visto che è una delle parole che abbiamo evidenziato fin dall'inizio, anche tra le persone e le macchine. Allora, ed è questo il punto cruciale della questione, con una domanda che voglio rivolgere sia a Fabio Comba che a Gianfranco Chimir. Ripartirei ancora da Fabio, cioè l'abbiamo già detto, insomma, complice questa spinta digitale, insomma, l'evoluzione digitale c'è già da anni, però abbiamo avuto questa spinta, lo ripetiamo, stiamo assistendo proprio anche a un'evoluzione del rapporto tra uomini e macchine. Mi chiedo però in che modo i responsabili delle risorse umane possano farsi garanti di questo processo, cioè come evitare chiaramente quella che è la paura maggiore, che gli uomini possano essere sostituiti dalle macchine nei processi lavorativi, nello stesso tempo come far sì che gli uomini possano aumentare le loro competenze, no? Torniamo alla parola principale, proprio rimanendo al passo con i tempi. Ecco, giusto per dirla in termini semplici semplici, Fabio. Sì, facendosi il segno della croce, così possiamo dire. Ah, perfetto, beh, questo che... non è però, no, beh, mi no, fa piacere beh, che ci fatto... sorridi, ecco, sì, però insomma, facendosi il segno della croce, quello ce lo facciamo a prescindere, però se no, serve un grande coraggio ai ragazzi del World Economic Forum a fare previsioni sui 5 anni. Il report che Gianfranco citava è un report fatto bene, ce ne sono tanti che ormai sparano qualsiasi tipo di cifra sull'automatizzazione dei lavori, dei transazionali. Allora io invito tutti quelli che si occupano di risorse umane di leggerli con
diciamo, con un po' di accortezza. Nessuno sa veramente quello che capiterà tra 5 anni sui vari lavori, sull'automazione dei lavori. Di sicuro, qualunque cosa capiterà, e questo è il messaggio forte, al di là della croce, che un po' di spirito ci vorrà sempre, intendo per spirito la fortuna, evidentemente, prepararsi a ciò che arriva. Cioè, quello che abbiamo visto è nulla rispetto a ciò che starà arrivando. Non sappiamo che cosa arriverà, ma di sicuro se investiamo nell'agilità, nella flessibilità, nell'imparare, siamo messi bene. Allora, chi si occupa di risorse umane deve essere in grado di aumentare quella che... Mi sembra che Gianfranco l'avesse accennato, l'employability, no? L'impiegabilità. Che vuol dire? Vuol dire che siamo tutti in periodo di prova in questa nuova economia. Per chi... Siamo tutti in stage con questa accortezza. La roba carina dello stare in stage è che puoi cambiare anche posto e stage andando da un'altra parte a fare un'altra cosa. Allora, per essere un pochino concreti, nessuno sa quello che arriverà veramente. Vediamo un trend. In KPMG noi creiamo ogni giorno dei robot che costano poco e massimizzano e rendono efficienti alcuni lavori che già erano morti da tempo, però, e chi continuava a farli aveva un livello di impiegabilità molto ridotto. Quindi, al di là di tutte le pressioni sociali sul welfare, di cui non vorrei occuparmi perché ci passeremo delle giornate, chi si occupa di risorse umane come Manuel, come Enrico, come Gianfranco, come Fabio, farà esattamente le cose che faceva prima con strumenti diversi. Cioè, darà un contributo alla propria organizzazione e ai propri colleghi per aumentare l'impiegabilità verso l'interno e verso l'esterno. Sì. Cambiano solo gli strumenti, il Figital, la transilienza, nuove parole, vecchi schemi. Uh-huh. Bisogna conoscere però gli strumenti, no Fabio? Quello che poi è il punto cruciale, cioè capire, per quello era la doppia domanda, cioè come... Ti posso dire che prima ancora di relazionarci con le macchine, con i bot, che poi sono delle robe che crei tu, con gli algoritmi eccetera, devi far pace al rapporto mente-corpo. Cioè, già noi siamo messi malissimo da questo punto di vista, e il remote working ci sta dando una mazzata sui piedi. Se non hai questo, la butto sullo psicologico, se non hai un buon rapporto di equilibrio mente-corpo, già fai fatica a parlare con i colleghi e con te stesso, figurati con le macchine. Quindi diciamo che il percorso è un percorso a passi. Magari qua abbiamo poco tempo per approfondire, però diciamo che io continuerei a investire bene su strumenti, magari nuovi, però con le stesse tecniche di prima. Certo. Il cervello dell'umano non è assolutamente cambiato. Mm-hmm. Minimamente cambiato. No, ce lo segniamo questo spunto, anche perché poi noi che ci occupiamo anche di finanza nel senso più stretto, spesso ci dimentichiamo, no, non è che ci dimentichiamo, però lasciamo in secondo piano tutta la parte della finanza comportamentale, no? Che poi è un po' quello... Gli ultimi Nobel li hanno beccati da lì, non li hanno appunto, beccati... Esatto, sì, sì. Esatto. Poi, no, sono d'accordissimo. Posso dare uno spunto così, per chi guarda un po' di serie televisive, che in questa... Billions, ottima serie su banca d'affari. Nelle banche d'affari degli States, se voi andate a vedere, in ogni piano c'è il coach barra counselor barra psicologo. Uh-huh. E non sarà mica un caso se andando e spingendo molto l'acceleratore hai bisogno poi di una compensazione che ti riequilibra. Figurati in questo momento qui. Assolutamente, no, sono d'accordo. No, ma guarda, Fabio, hai dato degli spunti assolutamente interessanti. Poi lì subentra anche il tema della mentalità, no? Perché poi sono figure che magari in Italia non accettiamo ancora. Però mi rendo conto che oggi non riusciamo ad analizzare tutti questi aspetti, però io lo segno, ci torniamo. Allora, Gianfranco, subito da te, stessa domanda, insomma, anche alla luce di quello che è emerso fino adesso, come far sì che le due questioni, umano e tecnologico, siano sempre più un'entità sola, anche se poi resteranno comunque due parti diverse, perché ci mancherebbe altro, anzi per fortuna mi viene da dire che sia così. Ma secondo me la risposta è semplice: le macchine dovrebbero fare quello che sanno far meglio, gli uomini dovrebbero fare quello che sanno far meglio. Faccio due esempi concreti per passare dai dati del World Economic Forum a qualcosa che esiste già nella nostra organizzazione, che ci ha permesso di sperimentare quello che provavo a raccontare prima. Noi abbiamo ormai da 2 anni introdotto nell'HR
un chatbot che sostanzialmente ha sostituito tutte le attività di tipo transazionale, anche di sportello, fatemi dire così, che prima erano svolte dalle tipiche persone della funzione call reach. Questo chatbot parla 50 lingue, accessibile 24 ore su 24 da qualunque mobile e fornisce su queste tematiche un'esperienza che non è minimamente garantibile dalle persone. Quindi, in una logica di competizione uomo-macchina, qui la competizione è persa, perché se io mi nasce un figlio e voglio mettere le detrazioni familiari sul sistema, mi collego con una bot, mi riconosce quando io digito che sono italiano, mi risponde di cosa ti serve, fa l'operazione a sistema, è fatta, la faccio il sabato sera dal mio mobile mentre sono al ristorante. Partita persa. Che cosa hanno fatto le persone che facevano quel lavoro? Quindi come sono transite, quindi non sono state sostituite e buttate, espulse dal mercato del lavoro, sono state riqualificate per fare un'attività a maggior valore aggiunto di cui c'è la grande richiesta per soddisfare l'employee experience. Sono diventati people experience lead, cioè sostanzialmente sono quelle persone che formate su tutti i temi che Enrico diceva prima, quindi intelligenza emotiva, empatia, eccetera. Sono l'interfaccia delle persone per tutte quelle tematiche alle quali il chatbot non può dare una risposta. Perché se io ho una tematica di come gestire mio figlio disabile, ho una tematica di down, di well-being, eccetera, di purpose o quello che sia, è evidente che una non mi può dare le risposte, ma una persona adeguatamente equipaggiata me le può dare. Quindi, come vedi, uomo e macchina insieme possono dare l'esperienza. E poi tipica quella che ormai le aziende offrono al consumatore, dove io, consumatore in questo caso, employee, prendo il meglio dalle tecnologie e prendo il meglio dalle persone. Certo. Un altro esempio, nel planning, è stata ormai introdotta l'RPA, Robotic Process Automation, che è una delle peraltro forme embrionali di machine learning, che ormai fa i report. Fa i report, li fa in maniera automatica, sono più affidabili, sono più user friendly, sono intellegibili. Tutti quelli che facevano i report non li fanno più, non c'è partito. Oggi fanno un mestiere diverso. Ovviamente sono stati formati per farlo. Oggi sono dei business consultant, fatemi dire così, sono persone che analizzano i dati di questi report, danno delle indicazioni strategiche a quelli che sono gli uomini di business. È evidente che se non c'è qui una chiarezza di messaggio, un investimento enorme sul reskilling e sull'upskilling, queste persone, per tornare all'employability, non sono più employable, non sono più employable nell'organizzazione, ma non sono più employable sul mercato. E quindi questo è il lavoro fondamentale che dobbiamo fare, perché l'unico modo per proteggere oggi le persone è lavorare sulla loro employability. Questo è l'unico modo per proteggere, perché quando tu hai competenze che sono richieste sul mercato e sono sempre più competenze umane, allora c'è modo per trovare una tua collocazione nel mercato del lavoro, altrimenti il rischio è veramente di essere espulso. Quindi ho voluto fare due esempi anche per Certo, hai fatto benissimo. concretizzare un tema che Certo. altrimenti rischia di essere Hai fatto solo. benissimo. No, no, gli esempi servono sempre, per quello che dico, parole, esempi, esperienze, è fondamentale. Manuel Minati, torno da te perché chiaramente stiamo parlando di nuove competenze e anche della necessità di creare in azienda una vera e propria cultura, no? Di lifelong learning, per far sì che si possa andare sempre di più verso una crescita sia delle persone che delle cose, questo è chiaro, del business. Abbiamo visto che in questo contesto così dinamico, perché di questo si parla, la parola contaminazione, un'altra parola quindi che mettiamo sul tavolo, diventa essenziale. Che tipo di relazione si deve di conseguenza instaurare tra le HR e le altre figure che ci sono in azienda, proprio per far sì che si diffonda questa cultura e che si possa raggiungere la crescita auspicata di cui stiamo comunque ragionando. Ma guarda, credo che la parola condivisione e contaminazione faccia il paio con la parola networking che ha citato Fabio, cioè la capacità di creare delle relazioni anche interne alle aziende, ma possibilmente anche esterne, che traggano da voci diverse esperienze, esigenze e anche idee diverse. In questi giorni io mi sono rivisto uno spot del 1997 in cui il titolo era Think Different, credo che molti di voi lo ricordino, in cui fondamentalmente quello che si evidenziava era la necessità
che tutti fossimo un po' più folli, un po' più innovativi, se vogliamo usare una parola un pochino meno ingombrante di folli, perché solamente quando pensiamo effettivamente che riusciamo e possiamo cambiare il mondo, in quel caso possiamo effettivamente riuscire a farlo. Quindi la sinergia che cerchiamo e che dobbiamo cercare di sviluppare a maggior ragione è quella che veda tutti gli attori che oggi operano nel mondo HR, nel mondo della consulenza alle aziende e a tutte le altre figure, come dicevo prima, che sono coinvolte e che sono da una parte parte attiva e dall'altra i fruitori dei nostri interventi di sviluppo sulle competenze, si trovino in un momento di sintesi, un momento di confronto che non può essere occasionale, deve essere qualcosa di costante da cui tutti impariamo qualcosa. Certo. Impariamo qualcosa dalle esigenze delle nostre strutture commerciali, impariamo qualcosa dalle nostre esigenze IT, impariamo qualcosa da qualunque funzione aziendale e da qualunque funzione aziendale possiamo cogliere delle necessità che non eravamo stati in grado di identificare qualunque strumento avessimo utilizzato. Certo. Quindi la condivisione, la contaminazione a tutti i livelli. Ecco Manuel, appunto, è anche saper identificare e riconoscere, no, tutti questi aspetti, perché è chiaro, l'hai detto tu adesso, quindi altra parola, identificazione. Sì, esattamente quello. La difficoltà sta molte volte nel restare nei nostri ambiti di specializzazione e evitare di contaminarci con quelli che invece sono le esperienze degli altri. Certo. Se c'è una cosa che forse ci sta insegnando questo periodo è anche quella che se non riusciamo a fare realmente rete o networking, se preferite, verosimilmente prima o poi tutti ci troviamo in una situazione di difficoltà. Sarà magari un momento, capiterà prima a me piuttosto che a qualcun altro, ma ciclicamente ci troveremo tutti in difficoltà se non impariamo gli uni dagli altri. Ecco, proprio a questo proposito, Manuel, poi lo dico, così creiamo anche la giusta suspense, dobbiamo dare io e te un annuncio in esclusiva qui sulle fonti, ma ci arriviamo tra poco. Io prima vorrei fare l'ultima e la stessa domanda a Enrico Martinez e Fabio Comba, a partire dalle parole. Guardate, io mi sono segnata tantissime parole, ma mi piace proprio perché si lavora con più consapevolezza, a partire proprio da quelle che sono le parole chiave: formazione, responsabilità, engagement, multidisciplinarietà, insomma, che oltre a essere parole sono anche tutte attività che mirano in modo univoco alla crescita delle persone, a far sì che queste stesse persone possano sentirsi parte di un vero e proprio sistema. Abbiamo dato quasi una personificazione a questo sistema oggi in questo incontro. Con questo nuovo approccio, e qui arriva la mia domanda, partirei da Enrico, come questo nuovo approccio impatta proprio su quelli che sono i modelli organizzativi attuali? Cioè, mettiamo in relazione proprio quello che abbiamo vissuto fino a ieri e quello che invece abbiamo cominciato a vivere ieri e che continueremo a vivere domani. Cambia nel senso che le persone devono approcciare il modo di essere presente all'interno dell'azienda e chi le governa devono approcciare queste persone in un modo diverso, un modo che sia incredibilmente più inclusivo e basato sull'abbandono di concetti, insomma, un po' ormai arretrati da un punto di vista organizzativo, a partire dalle organizzazioni piramidali, per quelle verticistiche, fino ad arrivare a quelle matriciali, e quindi ripensare un po' un modello più verso quella che Friedrich Laloux definisce l'organizzazione TIL, cioè un'organizzazione che somiglia più a un organismo dove ogni singola parte è funzionale e specializzata, ma comunque sia fa parte poi di un unico sistema che è un unicum e che senza quella singola parte non riesce poi a sviluppare la sua funzione. E abbandonando, ecco, l'idea organica e finendo più su un concetto di carattere industriale, dovremmo ripensare le aziende
più da questo vecchio modello di fabbrica che tuttora pervade il grosso delle organizzazioni, quindi con le specializzazioni, i sistemi seriali di sviluppo del lavoro, andandole più a rivedere sotto forma di laboratorio. Un laboratorio dove ci sono degli artigiani che non solo hanno una specializzazione data dall'aver ecco, nel tempo appreso da qualcun altro e essendosi formati sulla letteratura, ma hanno la consapevolezza del ciclo di vita completo del prodotto servizio che viene realizzato e sanno inserirsi in modo opportuno in un punto o in un altro del processo produttivo portando il loro beneficio, la loro esperienza. E qui mi riaggancio al concetto di inclusione e anche di diversità, perché ecco, in un mondo che vira verso una normalità che non si saprà mai qual è, ma che cambierà costantemente, perché di nuovo l'apporto delle tecnologie ci trasformeranno in un momento di passaggio fortissimo. Guardate, fortissimo come quello che è stato il passaggio da un mondo analogico a un mondo digitale, questa rivoluzione viene definita la quarta rivoluzione industriale o terza rivoluzione digitale, chiamatela come vi pare, ma sarà di lungo termine e comporterà un costante processo di revisione delle proprie competenze per essere al passo con quelli che saranno i benefici che poi verranno portati. Certo. In conclusione, il buon professor De Masi, sono anni che cita il cosiddetto ozio creativo, cioè la liberazione del lavoro ripetitivo, manuale, che però genera quelle circostanze all'interno delle quali la parte più umana di ognuno di noi riesce con la propria creatività ad apportare del benessere. Ecco, svincoliamoci dal terrore delle macchine o della collaborazione uomo-macchina. Alle macchine faremo fare quello che sono brave a fare, cioè lavori a basso valore aggiunto e di grande ripetitività. E noi ci terremo in questo ozio che ci sarà dato come tempo liberato dall'utilizzo delle macchine, ecco, ci daremo alla creatività e a quello che come esseri umani sappiamo fare meglio. Ok, Fabio, stessa domanda per te, partendo proprio anche dal modello organizzativo attuale che è concepito più come una piramide, no? Cioè abbiamo dei vertici, beh, che ci saranno sempre, immagino, però, insomma, se no si parla di anarchia. Però, insomma, verrà rimesso in discussione anche questo modello. Ecco, do la Posso parola a fare lo te. scettico di turno? Allora, Certo. io da anni che studio ste robe, l'organizzazione a stella, quelle aperte, quelle senza gerarchie. Allora, vagliela poi a raccontare a un imprenditore, no? Gli start-upper sono organizzati a piramidi. Io sono abbastanza scettico, non so se li vedremo questi nuovi modellini. Ti posso dire quello che sta diventando un po' un trend, che è quello di co-creare progetti. La catena fornitore-cliente si è in alcune situazioni si è molto rotta. Tu proprio crei insieme al fornitore, vai in partnership, quindi fai delle cose diverse in cui le gerarchie contano e non contano. Non penso che l'abolizione dell'autorità gerarchica la vedrò per i prossimi 10 anni. Quello che ritengo sulle organizzazioni che spingono un pochino di più e sono più innovative è l'adozione di metodologie che sono le metodologie mutuate un po' dal mondo tecnologico, gli sprint, l'agile e così via. In queste esperienze qui, che sono già reali, quindi a cui tutti magari abbiamo già partecipato, però rintracci le classiche regole di ingaggio di natura militare, l'approccio del comando, ovvero per un periodo limitato di tempo, tu hai un obiettivo stringente, hai risorse chiare definite e una leadership di competenza, non di gerarchia, cioè ti Sì, sentono, ti sì, sì. ascoltano, ti seguono perché vedono che tu sai fare delle robe. Cioè il manager anni 80 che era quello bravo a parlare con le persone, cioè proprio non ha più senso di esistere. Quindi immagino che i nuovi modelli organizzativi siano tutti da un po' da rabberciare. Non vedo grosse rivoluzioni arrivare, vedo la presenza di più attori in simultanea, con catene di comando molto molto corte, molto molto corte, in cui la leadership è di competenza e non di autorità. Questo è quello che vedo sicuramente. Ok, no, è interessante anche questo spunto. A questo punto, guarda, vado da Manuel perché siamo
pronti per dare un annuncio in esclusiva, ma sei d'accordo con quello che diceva Fabio? Insomma, insomma, lascio a te, Manuel, guarda, non ti do nessun tra virgolette, suggerimento. Ma allora, sotto certi aspetti sono d'accordo, nel senso che sicuramente pensare a delle strutture che di punto in bianco perdano una sorta di organizzazione che ci portiamo dietro da decenni, per restare in ambiti più vicini, non la vedo effettivamente ancora così facile, così orizzontale. È vero che ci sono dei forti cambiamenti, come dicevamo prima, in quelle che sono i punti di riferimento che abbiamo all'interno delle aziende. Quindi quello che identifichiamo come leader, appunto, non è più necessariamente un leader di posizione, ma è un leader di competenze, giustamente. Resta però il tema che un leader serve. Non possiamo pensare che il leader di punto in bianco non esista più e necessariamente tutti siano a parità di diciamo responsabilità, a parità di ruoli. Poi possiamo discutere su quali sono gli elementi con cui identifichiamo i leader, questo Certo, sicuramente d'accordo. chiarissimo Manuel. Allora, perché io sono tornata da te? Perché possiamo, no, dare un'anticipazione, Manuel, sei d'accordo? Non sto. Certo, con Ecco, piacere. perfetto. Allora, guarda, facciamo così. Faccio vedere subito questo logo, eccolo qui che abbiamo messo in evidenza. Insomma, presto partiremo dal nuovo anno 2021 con un nuovo appuntamento sulle fonti TV, un format televisivo in collaborazione proprio con Rebis, che si occuperà di formazione. Lascio a te dire qualche cosina, diciamo, come anticipo. Ok, ti ringrazio. No, mi piace presentarlo oggi all'interno di questo incontro, perché in qualche modo è anche la traduzione di quello che ho detto e che ho sentito, ovvero la necessità di creare un sistema di networking che nella mia testa e nella nostra idea che abbiamo sviluppato insieme alle fonti è quello di un networking o un hub, come lo abbiamo definito, in cui la figura degli hubber è quella degli innovatori. Innovatori che stanno nel mondo HR, innovatori che stanno nel mondo della consulenza, formazione, tecnica, informatica e che stanno in tutti gli altri ruoli delle aziende. Quindi vuole essere un momento che partirà con la rubrica di Le Fonti, ma che avrà poi degli sviluppi digital, per tornare alla parola che tanto mi piace in questo periodo, di confronto e di incontro. Non dico molto, Ottimo. ma da gennaio sarà qualcosa di Beh, concreto e quindi mi farà piacere certo, condividerlo non con tutti. dobbiamo dire tutto, anzi diamo appuntamento, poi Giusto. lo ricorderemo naturalmente sulle fonti TV, diamo già appuntamento con l'anno nuovo, con questo nuovo format. È una delle novità. Sapete che io vi parlo sempre di novità sulle fonti, ecco, questo è importante e ci proietta direttamente verso il futuro e soprattutto agganciandoci alle questioni che saranno sempre più importanti per l'anno prossimo, per il 2021. Allora io ringrazio tutti voi, grazie a Manuel Minati, amministratore unico Rebis. Manuel, ci vediamo presto, grazie per essere stato con noi. Presto, grazie. Saluto Gianfranco Grazie a voi. Chimirri, Unilever Food Solutions, grazie Gianfranco anche a Grazie. te. Grazie Enrico Martinez, Hewlett Packard Enterprise per le considerazioni, grazie ancora. E grazie a Fabio Comba, KPMG Italy, anche a te, insomma, a presto e arrivederci. Noi andiamo in pubblicità, giusto il tempo di prenderci una breve pausa e per contattare altri ospiti perché continuiamo con questi discorsi e quindi continuiamo con il nostro main event della HR TV Week. Vi aspetto.